Ciao a tutti, ben ritrovati! Allora, amici, come state? Ho bevuto, non mi sono neanche asciugata la faccia, tutto a posto. Allora, io direi che spero che si veda, c'è anche il mio capello incastrato. Ho messo qui pole position la mia amica pizza posacenere che mi è stata regalata tantissimi anni fa, che ha fatto con me una marea di traslochi, perché oggi facciamo, grazie al mio amico Sebastiano, di cui vi lascio il canale ovviamente qua sotto, il pizza book tag. Allora, secondo me, io in passato l'ho fatto il pizza book tag, però chi lo sa, riaggiorniamolo che fa sempre bene. Non credo che fossero queste le domande, quindi magari è stato rivisitato, non lo so. Tant'è che oggi siamo qua a fare il pizza book tag e quale, voglio dire, personaggio migliore, che tra un po' diventa una pizza umana. Mi piace molto la pizza. A chi non piace? A chi non piace la pizza? A chi non piace la pizza metta un emoji del vomitino qui sotto. Voglio fare questa cosa che fanno tutti, ma perché mi diverte la cosa della pizza, non è che ve lo chiederò sempre. Però dai, se c'è qualcuno a cui non piace la pizza, metta un emoji vomitino qui sotto nei commenti. Per il resto scatenatevi, lanciate pizze, fate quello che volete. Allora, le domande, magari le domande. Oltretutto, ma che scema, non mi ero neanche accorta di Arietta su cui ho scritto le domande con la pizza. Questo perché non mi piace per niente la pizza, no? Non si nota. Allora, arrivo, eccoci qua. Magari se me lo preparavo prima era pure meglio, però va bene così. Eccoci qua. Allora, prima domanda, Margherita, un classico intramontabile. E in questa domanda, come in molte altre, ne viene chiesto un libro che corrisponda, già letto, e un libro che ancora devi leggere, sempre che corrisponda. In questo caso io, come classico intramontabile già letto, vi consiglio Il Signore delle Mosche, con cui vi ho sfinito, mi rendo perfettamente conto, ma per me è un classico intramontabile. Potevo citarvi per Bach, potevo citarvi, non lo so, però sempre qualcosa che, di cui già vi ho parlato, per cui vado via rapida perché non vi voglio ammorbare. E invece quello ancora da leggere è 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne, sicuramente. Ne ho un tot, non so se avrete già visto a questo punto il Classics Book Tag o se lo vedrete più avanti, insomma anche lì si parlerà di classici. Ne ho pochi e voglio leggere quelli che ho già, che già ho, senza andare a comprarne degli altri. Quindi quello, diciamo, che mi incuriosisce di più per il momento è 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne, che sono già anni che vorrei leggere. Pizza Mimosa, che giustamente Sebastiano diceva che non conosce, francamente non la conosco nemmeno io, e chiede, sempre uno da consigliare, uno già letto, un libro scritto da una donna. E qua allora ho messo come da consigliare, ogni tanto ve lo ritiro fuori, Nina Senti di Claudia De Lillo. Ve ne ho già parlato, me ne rendo conto, però magari c'è qualcuno che o non ha visto il video in cui ne ho parlato o è arrivato dopo, tutta una serie di cose, mi fa sempre piacere consigliarlo. Claudia De Lillo è Elasti sui social, conosciuta principalmente come Elasti, è una giornalista nonché blogger che ha scritto anche, insieme a tutta una serie di altre cose, una serie, ahimè al momento interrotta, ma spero che qualcosa succeda, investigativa, anche se la protagonista non è un investigatore, vero, ma è una tassista. Raramente mi sono affezionata così tanto dei personaggi, quindi sicuramente scritto da una donna, per alternare un po' le solite che vi cito sempre, ho pensato di ricitare lei. E invece, come ancora da leggere, ho scelto Cronache dal Paradiso di Serena Dandini, che mi ha regalato la mia Sillina adorata, per il, non mi ricordo se per il compleanno o per Natale, questo, forse per il compleanno, vabbè, non mi ricordo neanche come mi chiamo, veramente sono imbarazzante, e scritto da una donna italiana, non vedo l'ora di leggerlo. Poi, aspettate, Pizza Bianca. Un libro che ti fa pensare all'inverno o che sia ambientato in inverno, sempre uno letto e uno da leggere. Quello letto, in questo caso, sempre per cambiare un po', perché vi volevo riproporre La città dei ladri, La settimana bianca di Carrère, Ci proteggerà la neve di Ruta Sepetis, ma non ne potete più. E quindi vi faccio vedere Il senso del dolore di Maurizio De Giovanni, che è anche il primo dei suoi romanzi con protagonista seriale,
che sia stato pubblicato perlomeno da Einaudi, cioè prima è stato, sì, no, no, forse, no, da Fandango, scusate, da Fandango, comunque quello che ha dato l'inizio alla serie di De Giovanni con protagonista il commissario Ricciardi. I primi quattro sono suddivisi appunto in stagioni e il primissimo è proprio l'inverno, quindi ho pensato di citarvi questo, di consigliarvelo, è sempre una buona occasione. Consigliare De Giovanni per quanto riguarda Ricciardi, perché non amo molto le altre sue serie. E invece, libro ancora da leggere, come ben sapete, c'è l'imbarazzo della scelta da queste parti, e ho scelto Verrai a trovarmi d'inverno, perché è un altro di quei libri che ho, ma veramente dai secoli, amen, e che mi chiedo tutte le volte che cosa cacchio io stia aspettando per leggerlo. E quindi ce l'ha addirittura nel titolo, l'inverno, poi chi lo sa quanto sarà effettivamente corrispondente la stagionalità, però poco importa. Le copertine di H edizioni che cosa non sono, ragazzi. Allora, poi Pizza capricciosa, un libro che non ti ha convinta ma che vuoi rileggere proprio perché non ti ha convinta. Scusatemi tantissimo se lo ripeto, però l'unico libro che per il momento io voglia rileggere proprio perché non mi ha convinta la prima volta è Il Grande Gatsby. Lo so che ce n'avete fuori dalle orecchie di sentirmi parlare del Grande Gatsby, però è quello, cioè alla fine tre quarti dei libri che non mi piacciono volano fuori dalla finestra e chi si è visto si è visto. Invece quando si tratta di dire ah però lo rileggerei lo stesso, c'ho solo quello al momento e speriamo di diventare un po' più amici rispetto alla prima volta. Pizza fritta. No, sì, pizza fritta, un libro super godurioso. Non ho capito in che senso, voglio dire, la traduzione letterale, cioè, credo di riuscire a farla nella mia lingua madre, però voglio dire, super godurioso in che senso? Sotto che punto di vista? Allora ho pensato, quando la pizza è particolarmente goduriosa, sempre, però quando in maniera particolare? Quando è la tua pizza preferita? Allora ho pensato a quelli che possono essere i miei generi preferiti. E quindi ho scelto un libro bello ciccioso proprio a livello fisico del mio genere preferito che è il thriller psicologico ed è Il colpevole di Lisa Ballantyne, anche questo che, Ballantyne, sì, anche questo credo di avervelo già proposto anche più di una volta, però era un po' che non ne parlavamo ed è uno dei romanzi thriller psicologici più belli che abbia mai letto e più sconosciuti. Ma non capisco per quale motivo, non so neanche se sia ancora in circolazione, nel caso vi prego recuperatelo. È un libro fighissimo, siccome è uno di quelli cicciosi ma che non riesci a mettere giù, quindi ti bevi in un attimo, ti mangi in questo caso in un attimo, ho pensato potesse essere paragonato alla pizza goduriosa, no? E più o meno con lo stesso ragionamento ho scelto invece Hidden Valley Road di Robert Kolker come libro con questa definizione, ma che devo ancora leggere, sto cercando di togliere il bollino perché ci fa un po' schifo, però non ci sto riuscendo, quindi adesso ve lo farò vedere col bollino tutto strappato. Perché i bollini sono fatti apposta per staccarsi? Niente, cioè, ma si può? Pensavo di metterci un nanosecondo, capito? Adesso mi è rimasto tutto così. Comunque, adesso ve lo faccio vedere, nel frattempo parlo. Hidden Valley Road è un, non si capisce bene perché, ad esempio, noi in negozio alla fine lo teniamo nel reparto di psicologia, non lo teniamo in narrativa. Cioè, in realtà la storia vera è questa. È il primo libro che ho comprato nel negozio dove lavoro. Perché il primo giorno che ci ho lavorato l'ho visto, usato, e ho detto no, questo è mio, grazie. E l'ho trovato in narrativa, usato. Poi però a distanza di tempo mi sono accorta che il nuovo lo tenevano in psicologia e quindi niente, alla fine lo teniamo in psicologia. Tutta questa pippa per dire che sarà sicuramente bello ciccioso e godurioso perché mi piace il tema, ciccioso perché ha tante pagine e perché si parla di turbe psichiatriche e azioni, come dire, portate dalle turbe psichiatriche. Niente, c'è ancora il bollino attaccato, ce ne faremo una ragione. E niente, questo libro si è visto e rivisto e stravisto per gran parte dell'anno scorso, quindi sicuramente lo conoscerete. Spero che non vi stia sparaflashando. E niente, non vedo l'ora di leggerlo. Non mi perdo ulteriormente in chiacchiere, visto che sono stata mezz'ora a cercare di togliere il bollino. Numero 6, Pizza Montanara, un libro che parla di montagna.
anche qua, ragazzi, a me lo chiedete il libro che parla di montagna. E siccome abbiamo fatto un anno intero a leggere libri ambientati in montagna, e insomma, anche qua non vi vorrei veramente sfracellare l'esistenza, vi faccio solo vedere che consiglio su tutti la trilogia Senza Patria di Matteo Righetto, e siamo tutti d'accordo, rimaniamo così, ecco, non andiamo oltre. Per quel che riguarda il libro con questa ambientazione che devo ancora leggere, vi rimostro L'equilibrio delle lucciole della Tron, perché intanto si vocifera di una probabile candidatura, non tanto allo cioè più che candidatura, proposta allo Strega da parte di qualche amico della domenica. E poi in generale, insomma, lo voglio leggere sto libro, l'anno scorso che lo tiro dietro, ce la posso fare, ne avevo lette poche pagine, poco più di 50 pagine, e poi l'ho abbandonato e niente, vorrei riprenderlo. Poi mi sta abbandonando la voce, soprattutto la gola. Numero 7, Marinara. Giustamente ci abbiamo avuto a Montalara, ma ci abbiamo a Marinara. E allora, come libro già letto, vi ripropongo Creature luminose, senza dubbio, perché poi il mare non è sicuramente il mio elemento, quindi non è che le storie ambientate lì mi attirino più di tanto. Non ho moltissimi libri incentrati sul mare o ambientati sul mare, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente Creature luminose di Shelby Van Pelt, la storia improbabile ma dolcissima e indimenticabile dell'amicizia tra un'anziana signora delle pulizie e un polpo. Meraviglioso, un libro stupendo, letto quest'estate, che ho amato la follia. E invece ancora da leggere Esche vive di Fabio Genovesi, che più marittimo di così penso che non si possa fare. Effettivamente potevo anche prendere Il calamaro gigante di Genovesi, però ne abbiamo parlato di recente, o sbaglio, quindi va benissimo così. Poi, La pizza con ananas, un libro che non ti è piaciuto. Tutte le volte che mi trovo davanti a una domanda di questo genere mi dico, cacchio, ce n'è, quanti ne vogliamo, ma non stiamo più di tanto a, no? A rimembrare, cioè sono sempre gli stessi, quelli più clamorosi ed eclatanti, non gli altri, cioè vi posso dire come al solito che non mi è particolarmente piaciuto 4-3-2-1 di Paul Auster, però cioè, sono sempre quelli tendenzialmente. Se qualcosa non mi piace lo sapete già, perché perché ve lo racconto ogni mese. E poi la 9 dice La pizza puntini puntini del tuo paese. Io francamente non so se qua ci sia una pizza particolare che non si mangia in altri posti, non lo so. E che comunque che racconta del posto in cui vivi, città, paese, regione, quant'altro. Io più, cioè la pizza, boh, non lo so se ci sia una pizza milanese, però ho preso Flora di Alessandro Robecchi, perché Robecchi ambienta tutti i suoi libri con protagonista, come si chiama, Monterossi, proprio a Milano, quindi niente, per questo motivo. Anche la serie TV non è male, non per tutti devo dire, però se si è di ampie vedute, non di ampie vedute, se non, insomma, se si guarda senza schemi mentali la si apprezza, anche lei. Poi, ultima domanda, Pizza Gourmet, che, ovvero un libro dal gusto insolito e che sia anche poco conosciuto. Ho preso questo perché non so se ve ne ho mai parlato. Si chiama L'uomo che voleva essere colpevole di Henrik Stangerup, ed è un libro che mi aveva fatto scoprire Sara, che aveva un canale qua su YouTube che si chiamava, ne parlo al passato perché non fa più video, Nocturnal Blaze. Era bravissimo, mi piaceva tantissimo. E avevamo fatto un video insieme che, se vi va, vi lascio linkato da qualche parte, che era lo scambio di gusti, per cui lei ha effettivamente letto un libro perfettamente nelle mie corde, che se non erro era Misery, e io ho letto un libro perfettamente nelle sue corde, e lei ama moltissimo la letteratura scandinava, la narrativa scandinava. Siamo anche andate insieme a una festa di Iperborea una volta, ho dei bellissimi ricordi, e quindi ho letto questo libro. Questo è un distopico. Allora, lo stile di scrittura è un po' difficile, mi è risultato un po' difficile, scusate la faccia ma mi sta facendo malissimo la gola. Lo stile di scrittura è un po' difficile, poco immediato per me, però tanto agghiacciante da rientrare nelle mie corde, ovvero ipotizza quella che potrebbe essere la vita
nella società degli esseri umani qualora non venisse punito più nessuno. Per questo si chiama l'uomo che voleva essere colpevole. E quindi è tutta una storia alla Orwell, per intenderci, che prende in esame il punto di vista di quest'uomo che vorrebbe a tutti i costi essere punito per un crimine che ha compiuto. Molto particolare e secondo me poco conosciuto, quindi insomma ci stava bene. Bene ragazzi, io vi saluto perché la gola mi sta veramente abbandonando, vi ringrazio tantissimo, vi bacio, vi abbraccio, vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao!